Il Nocchiero, Domenico Mille Lire. La piazza nella quale ci troviamo affaccia sul porticciolo di Cala Gavetta, uno dei tanti rifugi naturali che oltre 250 anni fa accolse i primi abitanti stabili dell'arcipelago. E attorno a questa piazza nacque e si sviluppò la vita della comunità maddalenina. Oggi questo luogo si rinnova e gli spazi recentemente ridisegnati vogliono con questi monumenti rendere degna testimonianza delle imprese di quel 23 febbraio 1793. Raccontiamo brevemente gli accadimenti di quei gloriosi giorni. Era una mattina fredda, quella del 22 febbraio 1793. Il vento di ponente soffiava moderatamente, quando una flottiglia francese, composta da 20 piccole navi, precedute da una fregata, lasciava il porto di Bonifacio e dirigeva sull'isola di La Maddalena. La nuova Repubblica francese aveva deciso di occupare le isole maddalenine e aveva ordinato una spedizione navale, con un corpo da sbarco di 600 uomini, guidata dai luogotenenti colonnelli Coenza e Bonaparte, rinforzati da una compagnia del 52esimo reggimento francese. L'isola era difesa da una banda di miliziani accorsi dalla vicina Gallura e da tutti gli isolani idonei alle armi, una forza complessiva di circa 500 uomini. Difendevano l'isola anche due batterie di cannoni, una a Monte dell'Abitato e l'altra a Punta Tegge. Nel porto stazionava una piccola squadra navale composta da 7 imbarcazioni e da altri legni minori, al comando di Felice de Constantin, ufficiale della Reale Marina Sarda. All'apparire della squadra francese, i difensori maddalenini non furono presi alla sprovvista. Non appena la fregata Fauvette si avvicinò, fu subito inquadrata dai cannoni, ma il convoglio riuscì a raggiungere l'isola di Santo Stefano, dove i francesi installarono una batteria di cannoni che iniziò a battere i forti di La Maddalena, provocando ingenti danni alle difese. I nostri ardimentosi isolani, guidati da Domenico Mille Lire, durante la notte avevano armato una batteria di 3 cannoni a palau e su una scialuppa con un cannone assaltarono il forte di Villa Marina a Santo Stefano e il naviglio all'ancora. Per 2 giorni e 2 notti i maddalenini condussero un'azione di bombardamento alle navi e al forte, contrastati dai cannoni del forte e dalle navi nemiche. Ma la tenacia degli isolani fu decisiva ed obbligò i francesi ad abbandonare Santo Stefano. Le navi presero il mare, lasciando sul terreno morti, feriti, prigionieri, armi, munizioni ed il mortaio impiegato da Napoleone Bonaparte. Domenico Mille Lire, allora, con un manipolo di uomini, inseguì i francesi finché la nebbia calò e nascose le navi al suo tiro. Per questa azione, che consentì di riprendere l'isola di Santo Stefano e di difendere valorosamente l'isola di La Maddalena, Domenico Mille Lire, nocchiero della Real Marina Sarda, fu decorato con la medaglia d'oro al valor militare. (Applausi)